Cali, quante cose ha comprato la mamma oggi, eh? Cali, amore, oh, fai vedere che stai bene. Tutti mi chiedono di te, amore mio, eh? Eh sì, fai le fusa? E certo. Eccola che bella la mia Cali, con tutti i calendari dell'avvento che andiamo a vedere oggi, tutti i calendari. E se ne va. Ciao ragazzi e bentornati in questo video dedicato ai calendari dell'avvento. Ebbene sì, mi sono veramente presa molto molto bene per tutti questi tipi di calendari che stanno uscendo, tipo stile beauty, della casa, make up. Io veramente non ne posso fare a meno, anche di quelli cionosi, cioè mi raccomando, non soltanto quelli beauty, perché qua si pensa anche a magnà, come si dice, no? E quindi ragazzi, ho deciso di farvi vedere tutti quelli che ho acquistato fino ad ora, così poi magari andiamo a spacchettarli insieme. Mi lasciate qua sotto scritto nei commenti quale vorreste vedere per primo. Questo è quello di Earth & Dome, al prezzo di 12,50€, e contiene ben 26 tea light con le nuove profumazioni di Natale. Questo l'avevamo già visto e ragazzi, sono 26x24 caselline, quindi una profumazione poi pazzesca, perché attraverso il cartone vi garantisco che si sentono tutte le fragranze. E poi praticamente ogni giorno potreste andare ad aprire, anzi andrete ad aprire la vostra casellina ed andare ad accendere ogni giorno una fragranza diversa. E io ragazzi non vedo l'ora di farlo. Ma passiamo al secondo calendario, perché ce ne sono veramente tanti. Il secondo calendario dell'avvento è questo di Bottega Verde, l'ho trovata a 19,90€, scontato in questi giorni in negozio. Però ragazzi, cioè io perplessa, cosa mi significa il 12 caselle? Cioè io lo voglio da 24 per arrivare a Natale, voglio 24 regalini. E invece no, non so per quale motivo quest'anno l'hanno fatto solo da 12. Tra l'altro ho provato a chiedere alla commessa se c'era quello da 24 che avevo visto sul sito, ma mi hanno detto che era quello dell'anno scorso, quindi giustamente ho voluto farvi vedere quello del 2018. Poi vabbè, qua dietro troviamo tutti i prodottini che ci sono all'interno del calendario. Come al solito non sono andata a sbirciare, anche se sono molto curiosa, sono onesta, sono molto curiosa di andare a leggere, però non mi voglio rovinare la sorpresa. E quindi ragazzi, niente, scrivetemi magari qui sotto se sapete illuminarmi di queste 12 caselline, perché ho visto che non sono gli unici a farli, ma a me sta cosa mi dà fastidio, mi fa star male, non mi piace. Terzo calendario è quello di Essence, che ho veramente adorato quando ho visto, perché il packaging è veramente fantastico, secondo me si sono superati. Ha questo carosello natalizio molto carino, i coniglietti qua sotto innamorati, poi c'è la volpina, l'uccellino, ma veramente fatto bene, mi piace un sacco. L'ho pagato diciamo 30€, perché è 29,99€, e ragazzi vi giuro che nonostante tutti i video che stanno girando su YouTube, io ancora non li ho guardati e non mi sono spoilerata niente, come non mi sono spoilerata qua dietro i disegnini, anzi tiriamolo subito giù, non vogliamo vederli. E quindi sono super super curiosa di andare a vederlo insieme, anche perché è uno, penso che sarà uno dei pochi calendari make-upposi che acquisterò, visto che questo è cruelty free e sapete che io ci tengo tantissimo a questa cosa. Pa 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 pa, che non vogliamo magna. Allora questo, oltre a questa orrenda canzoncina che mi sono inventata sul momento, è ovviamente uno di quei calendari cionosi che se magna. Questo è bellissimo perché l'ho preso a DM, è bio e sono tutti prodottini vegan, super super curiosa perché non ho mai mangiato niente da loro e quindi sono super curiosa di provare tutto. Anche qua abbiamo tutte le foto di quello che c'è all'interno, ma giriamo subito perché non vogliamo vederli. E questo l'ho pagato sui 25€, quindi un buonissimo prezzo per essere prodotti vegan. Stra stra consiglio perché sì, è bellissimo, mi piace solo così a vederlo, quindi ve lo consiglio già solo per questo. Ultimo super calendario, perché è super super enorme, è quello della Balea, sempre preso al DM, e devo dire che questi prodottini non mi dispiacciono, ho già provato qualcosa, sono molto carini, oltretutto la maggior parte dei prodotti che ci sono qua dentro sono vegan, mi pare che solo 4-5 non lo siano, ma comunque sono cruelty free e sono super super consigliati, prodotti che tra l'altro non costano neanche tantissimo. Qua dietro ovviamente vediamo tutti i disegni di quello che troveremo all'interno, ma come al solito no spoiler. E niente ragazzi, io sono super super curiosa di aprirli tutti insieme. Vi ricordo di lasciarmi scritto qui sotto quale vorreste vedere spacchettato per primo. Io magari adesso li prendo tutti, vi li faccio vedere insieme, così sapete decidere un pochino meglio.
Oh mamma, non è proprio semplice facile stare tutti all'interno dell'inquadratura, però ripassiamo insieme a quelli che abbiamo visto. Quindi abbiamo quello di Earth and Dome dedicato alle candele, quello di Essence dedicato al make-up, questo che invece è dal DM, che è di... Oddio ragazzi, mi sono dimenticata la marca, aspettate, devo andare a leggere sopra. No, ma non ce l'ha la marca questo, è semplicemente DM, scusatemi, cioè che figura barbina. Questo è quello di Semagna, questo è quello Bottega Verde, solo 12 caselline, non sappiamo il perché. E quello lì dietro, nascostissimo rosa, è quello di Balea, con sempre 24 caselline dedicate al mondo, diciamo, un po' più del corpo, del beauty, crema corpo, shampoo, quelle cosine lì. Quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti quale volete spacchettato per primo. Io adesso, per la fame che ho, andrei su questo proprio diretta, però penso che non sia proprio il modo più giusto per scegliere. Ad ogni modo, vi mando un bacio e al prossimo video. Ciao!